un Dio che parla di tenerezza, che parla di amore. Quel bambino sappiamo che quando sarà grande ci dirà delle cose che ci metteranno un po' in difficoltà, ma ce ne dirà tante altre che mentre ci mettono in difficoltà ci aiutano a vivere una vita diversa, una vita migliore. Oggi ci lamentiamo di come vanno le cose nella nostra terra, nella nostra nazione, nel mondo, ma il problema non potrebbe essere che ci siamo dimenticati di lui. E allora noi vogliamo costruire un mondo senza Dio è come un corpo senza anima. E noi alcune volte davanti alle piantine di plastica diciamo che belle, però poi quando le mettiamo accanto alle piante vere ci accorgiamo della differenza. Oggi un mondo di plastica dove sembra che tutto è bello, ma può essere anche in parte falso. Incontrare lui e ridare i giusti colori e ridare la giusta vitalità alle cose del mondo, ma soprattutto tenendo conto di lui siamo noi che cambieremo. Ed ecco che c'è l'altro passaggio, è la festa di Dio. E se so far festa a lui, è la festa degli uomini. Lui non è venuto a schiacciare l'uomo, ma a rendere l'uomo grande, a ricordargli che gli ha messo una corona in testa, dice la Bibbia. E ognuno di noi, ricordando questa corona che abbiamo avuto, qualunque sia il nostro regno, sentire la preziosità e la bellezza della nostra vita. Oggi sta diventando tutto brutto, il mondo sta diventando vecchio. Non ci sappiamo più guardare, abbiamo paura gli uni degli altri, abusiamo degli altri in mille maniere, tentiamo con le nostre comitate di poter arrivare prima in questa lotta che offende e che non ci dà il giusto posto. Ecco che poi chi ci rimette di più sono i poveri, sono quelli che nella vita non riescono ad avere quello che a loro tocca perché l'egoismo di tanti riesce a schiacciare loro. Se rileggiamo la storia del Natale ci accorgiamo che quella storia iniziata a Betlemme sta continuando ancora. A noi dà fastidio oggi parlare di immigrati perché li pensiamo come intrusi, ma non ha iniziato lui quella stessa storia. Cercava anche lui un posto per nascere, per crescere. C'è stato un erode che ha ucciso il bambino. Oggi quanti bambini muoiono a mare? Noi ci commuoviamo davanti a Gesù, messo là una statuetta di gesso, messo nel presepe, povero Gesù. Però non riusciamo più a commuoverci davanti al bambino che perde la vita su una barca e viene gettato a mare dei suoi genitori. Ma è la stessa storia. E quante altre storie di gente che noi abbiamo deciso che non devono stare in mezzo ai piedi. Anche per Gesù fu deciso così per partire in esilio e la sua vita non fu facile. E poi la sua vita tornando ebbe a scontrarsi con la forza dei potenti. Non c'era posto per lui, era di Nazaret, non contava niente. Ecco allora che abbiamo bisogno davvero di rimetterlo al centro per rivedere la nostra storia e rivedere anche noi. Dio, non, ripeto, non umilia l'uomo, lo innalza, però ogni uomo non posso far Natale io schiacciando l'altro, allontanando l'altro. Io la storia non posso cambiarla e nessuno può cambiare, né posso cambiare i flussi dei migranti, perché è gente che vuol vivere. E allora se faccio Natale come cristiano non posso rifiutarli. Fare Natale, io sto leggendo reazioni a chi parla di presepe, a chi non lo parla, ma è bello fare il presepe perché ci emoziona, ci commuove, ma è diventato un giocattolo, una scenografia. E ci siamo dimenticati che ci sono uomini viventi che stanno vivendo la realtà del presepe. E il presepe di oggi è questa realtà che viviamo. Penso agli immigrati, ma penso anche ai nostri poveri. Oggi nelle nostre mense quante famiglie povere ci sono. Però noi non vogliamo essere disturbati. Ma forse perché già da allora quel bambino ci ha disturbati con la sua presenza. Una domanda che mi pongo, ma noi
così lo vogliamo davvero? Perché è un Dio che ci mette in grossa difficoltà. Il Dio che ci siamo creati è facile, come il Natale facile che ci siamo creati. Un Dio da accontentare, non da ascoltare. Un Dio che deve fare quello che abbiamo deciso noi, non che noi dobbiamo tentare di fare quello che Lui ci chiede. Un Dio che quando lo seguo mi porta nei posti più impensati, perché Lui è imprevedibile. E se io sono cristiano devo seguire Lui, non posso mettere i miei paletti. Ecco, Natale è la festa della vita, ma non soltanto di chi sta bene, è la festa anche di chi, della vita di chi purtroppo non riesce a star bene, e fa festa se noi lo aiutiamo a vivere. Ecco, ci tengo che davvero questa nostalgia di Dio diventa la chiave di lettura del Natale. E noi adulti abbiamo bisogno di metterci davanti a quel bambino, perché nelle varie realtà, poco fa parlava di ospedale, andare in ospedale e dire buon Natale potrebbe essere un augurio stonato, ma invece è proprio là che bisogna dire buon Natale, perché Gesù è la luce che illumina, o celebrati in carcere, ma anche là c'è il diritto di dire buon Natale e dire non sei solo perché Dio è dalla tua parte. D'altra parte anche lui è stato incarcerato, Gesù, e quindi sa cosa significa stare in una cella. Poveri, oggi nelle nostre mense quante famiglie povere ci sono, però noi non vogliamo essere disturbati, ma forse perché già da allora quel bambino ci ha disturbati con la sua presenza. Una domanda che mi pongo, ma noi un Dio così lo vogliamo davvero? Perché è un Dio che ci mette in grossa difficoltà. Il Dio che ci siamo creati è facile, come il Natale facile che ci siamo creati. Un Dio da accontentare, non da ascoltare. Un Dio che deve fare quello che abbiamo deciso noi, non che noi dobbiamo tentare di fare quello che Lui ci chiede. Un Dio che quando lo seguo mi porta nei posti più impensati, perché Lui è imprevedibile. E se io sono cristiano devo seguire Lui. Non posso mettere i miei paletti. Ecco, Natale è la festa della vita, ma non soltanto di chi sta bene, è la festa anche di chi, della vita di chi purtroppo non riesce a star bene, e fa festa se noi lo aiutiamo a vivere. Ecco, ci tengo che davvero questa nostalgia di Dio diventa la chiave di lettura del Natale. E noi adulti abbiamo bisogno di metterci davanti a quel bambino, perché nelle varie realtà, poco fa parlava di ospedale, andare in ospedale e dire buon Natale potrebbe essere un augurio stonato, ma invece è proprio là che bisogna dire buon Natale, perché Gesù è la luce che illumina, o celebrati in carcere, ma anche là c'è il diritto di dire buon Natale e dire non sei solo perché Dio è dalla tua parte. D'altra parte anche lui è stato incarcerato, Gesù, e quindi sa cosa significa stare in una cella. Dire buon Natale a chi è anziano non è dire pazienza se non hai il panettone, è dire sentiti ricco perché c'è Dio che ti tiene per mano e ti accompagna in questa parte della vita. Dire buon Natale ai tanti giovani, soprattutto della nostra terra, che sono senza futuro. Ragazzi disoccupati che sperano un lavoro, e dire senti, se credi che Dio è accanto a te, tu ancora puoi rischiare, puoi fare qualcosa di più. Dire buon Natale in quelle famiglie che sono ferite, dove purtroppo l'amore sta diventando sempre più piccolo, e dire guarda quel Dio dell'amore che sa perdonare, che sa riconciliarti, che sa pigliarti per mano. Dire Natale ai nostri bambini che purtroppo ci accorgiamo li vogliamo far grandi ad ogni costo, e poi ci ritroviamo con quella tragedia della discoteca o altro, bambini che da piccoli già hanno la bottiglia in mano, hanno fatto l'esperienza dello spinello, e qua dovremmo interrogarci noi, un mondo senza Dio dove arriva? Allora dico buon Natale, lo dico davvero col cuore in mano, che è la gioia di questo bambino che torna a dirci che ancora è possibile ripartire, continuare, riscoprire, costruire cose nuove, ridare vitalità a questo mondo. Questo annuncio che ci dà questo bambino è un annuncio di cui tutti abbiamo
Io vorrei che entrassi in ogni famiglia e che ognuno di noi lo sentisse questa voce. Io sono tornato per te. E quando c'è un Dio che viene a dirmi questo, il cuore si apre alla speranza. Allora continuiamo ad affrontare le difficoltà della vita, sono tante. Noi che abitiamo in questa parte finale d'Europa ce ne avvertiamo davvero che sono davvero molte. Però in queste difficoltà non rassegniamoci. Se facciamo Natale non c'è posto per la rassegnazione. Non possiamo parlare al passato, questa terra era. Riprendiamo la grammatica della vita che ci ha portato Gesù, cominciamo a coniugare i verbi al presente, ma soprattutto coniugiamoli al futuro. Abbiamo bisogno di verbi al futuro perché quelli diventano un impegno. Sarà una vita diversa, sarà una vita più bella. Il mondo finirà di essere una stalla se ci mettiamo in Dio. Quando lo togliamo, tornerà ad essere una stalla e l'uno tenterà di fermare l'altro. Ecco, il mio buon Natale è questo, il nostro territorio più vivibile. Grazie davvero a tutti e un abbraccio a chi è a casa e l'abbraccio del vescovo. Per chi crede, l'abbraccio di un fratello. Per chi non crede, l'abbraccio di un uomo che crede nella vita. E quindi abbiamo diritto anche di abbracciarci fra noi. Buon Natale.